E siamo al penultimo giorno di questo nostro anno trascorso insieme, e poi, come già vi ho anticipato, se Dio vuole, perché siamo sempre nella sua provvidenza, si riprenderà a settembre. E chiaramente manderanno in replica delle puntate che comunque aiuteranno tutti a riflettere e a stare sempre con noi, con Padre Pio TV. Oggi vorrei passare dal capitolo 6 al capitolo 16 dell'Imitazione di Cristo, no? Quest'altro libro che vi ho consigliato di leggere insieme all'altro libro, Quando il Maestro Interiore, quando il Maestro parla al cuore. In questo capitolo 16 dell'Imitazione di Cristo, l'autore ci fa riflettere su di una realtà che veramente ci può dare felicità e gioia del cuore oppure tristezza, cioè la consolazione. Io, tu che mi stai ascoltando, dove e in chi cerchi la tua consolazione? È tutto lì. Quando Gesù ci dice nel Vangelo: là dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore, ci vuole dire proprio questo. Attenzione, dove tu cerchi consolazione, in chi tu cerchi consolazione. Ascoltiamo una parte di questo capitolo sesto, capitolo sedicesimo dell'Imitazione di Cristo, che alla fine ci dice che solo in Dio noi possiamo avere la vera consolazione, non nelle cose e nemmeno nelle persone, ma solo in Dio. Qualunque cosa, scrive e leggiamo nell'Imitazione di Cristo, qualunque cosa io possa immaginare e desiderare per mia consolazione, non l'aspetto qui, ora, ma in futuro, che pure se io potessi avere e godere da solo tutte le gioie e le delizie del mondo, certamente ciò non potrebbe durare a lungo. No, chiaro. E poi mi vengono a dire che questo è un libro ormai del passato. Sarà del passato perché lo è, ma ha un'attualità sempre vera e molto, molto, molto intensa e adatta alla nostra vita. Sicché, anima mia, non potrai essere pienamente consolata e perfettamente confortata se non in Dio, che agliete i poveri e accoglie gli umili. E mi direte: ma che belle parole, ma poi è difficile viverle. Ma perché è difficile viverle? Perché appunto io dico: sono io che lo devo fare. No, qui ci dice che noi dobbiamo avere appunto una fede, una fiducia in questo Dio, che è Lui che mi dà consolazione, è Lui che mi dà pace, è Lui che mi dà gioia, è Lui che mi rialza, non sono io. Io da solo non sono capace a fare nulla. Finché mi concentro su me stesso sarò un fallimento. Devo concentrarmi su di Lui e verso gli altri. E poi conclude a proposito della felicità l'autore dell'Imitazione di Cristo: anche se tu avessi tutti i beni del mondo, non potresti essere felice e beata, anima mia, perché è in Dio, creatore di tutte le cose, che consiste la tua completa beatitudine e la tua felicità. Non una felicità quale appare nella esaltazione di coloro che amano stoltamente questo mondo, ma una felicità quale si aspettano i buoni seguaci di Cristo, quale talora è pregustata fin da questo momento da coloro che vivono dello spirito e dai puri di cuore, il cui pensiero è già nei cieli, come leggiamo nella lettera ai Filippesi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!